È stata anticipata in regione a sabato 23 maggio l'avvio ufficiale della stagione balneare sull'intera costa dell'Emilia Romagna. Solitamente le ripartenze erano sempre state di lunedì, anche quelle insomma che sono trascorse nelle settimane scorse, quindi insomma c'era sempre un po' di tempo anche per organizzarsi. A questo punto, probabilmente sperando in un buon fine settimana anche dal punto di vista meteorologico, si parte con un paio di giorni di anticipo rispetto a quelle che erano le premesse. Noi vogliamo così commentare a caldo, perché immagino che anche lui l'abbia saputo nelle ultime ore. Con il presidente provinciale di Osi Confartigianato, Diego Casadei. Buongiorno Diego, presidente, buongiorno. Buongiorno. Ma allora, io, quando è arrivata questa notizia? La sa? Io l'ho letta 2 minuti fa. Ah ecco, insieme a noi praticamente. Non vi avevano preannunciato? No, non ci aveva preannunciato nessuno. Devo dire che così ci lascia un attimino perplessi, perché proprio in una stagione come quest'anno, dove le regole sono cambiate, sono più stringenti e molto comunque importanti, e tra l'altro non sono ancora per nulla definitive, perché i protocolli sono usciti l'altro giorno e ci vuole tempo per affrontare tutto quello che è cartellonistica di informazione alla clientela e tutti i presidi sanitari da predisporre per i bagni, eccetera eccetera. Ma non solo, l'ordinanza balneare della regione Emilia Romagna non è ancora stata fatta, anzi in discussione stamattina, tra pochi minuti la discuteremo con l'assessore Corsini, di conseguenza poi a scendere non è ancora stata fatta quella comunale. Per cui questa corsa così non preventivata, senza una programmazione, non nego che un pochettino di difficoltà ci mette. Quindi presidente, possiamo in sostanza dire... si prevede l'apertura per sabato quando ancora non c'è l'ordinanza balneare. Esattamente. Noi tra l'altro pensavamo, quando io ho letto questa notizia proprio 10 minuti fa, arrivando insomma commentando un po', decidendo un po' anche di che cosa parlare questa mattina, ho pensato magari sono stati gli operatori balneari a chiedere un anticipo, perché si spera che magari il fine settimana qualche nostro corregionale possa scendere in riviera e farsi una passeggiata al mare. Invece non è così, almeno da parte di Osi non c'è stata questa richiesta. Assolutamente no, per quanto riguarda almeno la provincia di Rimini lo posso garantire nella maniera più assoluta, per quello che riguarda le altre province non lo so. Chiaro. Ma sentendo gli altri presidenti non mi pare che ci sia stata questa richiesta, però su questo non posso essere sicuro. Certo, anche perché Corsini dice ci sono degli stabilimenti, insomma andando proprio a leggere anche la motivazione di questa scelta, che sono già pronti e bene a ripartire con qualche giorno di anticipo dopo tanta chiusura. E sì, queste sono le dichiarazioni, insomma gliele leggiamo poche così, le leggiamo in insieme. Sì, è vero, adesso io però bisogna anche capire che nella provincia di Rimini, per carità di Dio, noi siamo stati tenuti chiusi in un'area rosso-arancione per 2 mesi, non abbiamo potuto preparare i nostri stabilimenti, siamo venuti al mare di corsa senza regole chiare ancora non scritte. Io ho un pochettino più di calma e un pochettino più di organizzazione e anche programmazione, secondo me non avrebbe guastato. Poi dopo non so se le esigenze su nelle spiagge del nord della regione, laddove hanno avuto più tempo per prepararsi e hanno delle strutture diverse dalle nostre, sono in grado di partire, ma certo che per noi siamo ancora in difficoltà. Noi ancora dobbiamo finire di abbiamo, ci può dire, appena cominciato a spianare la spiaggia. È una corsa contro il tempo, quindi... È una corsa contro il tempo perché abbiamo le ruspe che hanno praticamente appena cominciato. Dobbiamo livellare ancora tutta la spiaggia e diciamo che un po' di affanno ce lo mette, anche perché, ripeto, proprio quest'anno, dove le regole sono importanti, fondamentali, nuove e più stringenti, la programmazione sarebbe stata molto molto più utile. Invece correre un pochettino così, prima non abbiamo avuto il tempo di fare niente, adesso siamo in affanno. Un po' di difficoltà ce la mette. Anche perché presidente, certo, diciamo che l'entusiasmo, poi la creatività e l'impegno c'è sempre, però diciamo anche perché presidente, che cosa succede dopo un annuncio di questo tipo? Perché tanto al di là di noi, noi già siamo al mare, quindi magari non abbiamo il lettino, ma una passeggiata ce la stiamo facendo in questi giorni. Chi viene da fuori, diciamo, della provincia, ma comunque nella nostra regione, magari si aspetta di arrivare sabato e vedere già una spiaggia allestita. E invece ci sono dei cantieri. Vede, avere cominciato lunedì
aveva un senso perché eliminava probabilmente questo fine settimana, ci sarebbe stata una settimana, diciamo, feriale per cominciare a rodare la macchina e arrivare al prossimo fine settimana un po' più pronti. Adesso rischiamo di trovarci sabato la gente, noi essere un attimino in difficoltà, ma certo. Ripeto, perché non solo perché siamo indietro strutturalmente, e questo non è che sono questi due giorni che cambiano, siamo indietro con tutti quelli che sono l'organizzazione che quest'anno ci viene richiesta in più, e su quella siamo inevitabilmente indietro. Ecco, anche perché, appunto questo presuppone anche personale da formare, perché si è parlato anche di questo, insomma, le informazioni da dare ai turisti quando arrivano, insomma, tutta una serie di misure che non sono all'ordine del giorno. Allora, cominciando lunedì, se uno dice due giorni cosa cambia, ma sono il sabato e la domenica che incidono. E certo, anche perché esatto, lunedì avremmo avuto il nostro insomma, avremmo avuto chiaramente un tempo più, una settimana più semplice per rodare un pochettino questa macchina, che comunque ancora è in fase di preparazione. Diciamo forse, Presidente, l'unica nota positiva è che aprendo sabato ci si renderà conto se effettivamente da fuori provincia il desiderio di tornare al mare c'è. Chissà se dopo, almeno capire se effettivamente le persone, non so, arriverà una bel fine settimana di sole, sono intenzionate anche a prendersi qualche giorno di relax al mare. Chiaro è che poi se arrivano voi dovete comunque far rispettare tutte le regole del caso, e questo effettivamente può essere un problema. Chiaramente chi non è pronto e non ha i propri presidi si troverà in difficoltà, perché dovrà dire ai clienti, che spesso sono clienti anche storici, sono amici eccetera eccetera, che magari ma come, siete aperti? Sì, ma non sono pronto. E quest'anno, ripeto, non ci sono le stesse regole degli altri anni, e questo potrà mettere sicuramente in difficoltà qualcuno che magari dovrà dire, per rispettare le prescrizioni, ai propri clienti che sono arrivati improvvisamente pensando di trovare la spiaggia fruibile, magari qualcuno che non li potrà servire perché non è pronto con le disposizioni, e questo sicuramente creerà qualche mal di pancia più che non aver aspettato il prossimo fine settimana. Io la vedo così, spero di sbagliarmi, sono sempre contento quando mi sbaglio ed ero stato pessimista. Questa è una bella riflessione. Che dire, a questo punto vedremo un po' come dopo questo annuncio si muoveranno anche le persone. Un po' mi veniva in mente mentre lei parlava, e quando hai pensato che arriveranno degli ospiti a casa, e quindi sai che arrivano la domenica, tu organizzi tutto perché sia tutto pronto, bello, perché sia come sempre, perché e poi ti chiamano che arrivano sabato. Esatto, esatto. E vai in panico perché effettivamente, cioè, il posto bello c'è, loro vorrebbero venire a casa tua perché ci tengono a venire a casa tua, e come ci tengono a venire nelle nostre spiagge, era che noi avevamo bisogno di un po' di tempo in più per sistemare tutto, un po' così. Esattamente, ma poi ripeto, quest'anno non si tratta solo di sistemare, è certo, sono delle... quest'anno non è semplice, non è semplice. Vedremo. Perché se si trattasse solo di sistemare sarebbe un attimo, saremmo comunque pronti tutti per dare il lettino, anche senza la stesa della spiaggia classica, le docce, i bagni. Ma anche questo, fino a un certo punto, stiamo facendo le sanificazioni per i protocolli. Cioè, però in una situazione normale saremmo comunque potuti accogliere la gente che viene. Adesso per qualcuno è difficile perché ci sono dei protocolli da rispettare che prima non c'erano. Ma potrebbe qualcuno, visto che appunto la stagione a questo punto inizia con l'apertura un paio di giorni prima, se non è pronto, comunque dire ad un cliente che arriva: no, guardi, purtroppo non posso dargli il servizio? Lo può fare. Lo può fare, perché l'obbligo di apertura c'è solo nella stagione di balneazione, che è quella, diciamo, classica, dove cominciano i salvataggi, dalla quale ancora poi, tra l'altro, non abbiamo le date, tra parentesi. Lì hai l'obbligo d'apertura. Prima tu puoi stare aperto
o puoi decidere di non stare aperto, ma diventa sgradevole, come dicevo certo. prima, nei confronti di quel cliente, amico che sì. ti viene a trovare, che ha la seconda casa, che era tre mesi che non veniva al mare. Esattamente, digli: guarda, sono chiuso. Ma come sei chiuso che puoi stare aperto? Diventa difficile spiegare tutto. Molto chiaro. Presidente, l'ultima nota, perché non era, diciamo, non è il tema stringente, però se ne è parlato tanto. Abbiamo visto di questa lettera che i comuni, quindi i loro sindaci, i sindaci dei comuni che affacciano sulla costa, hanno mandato all'assessore Corsini anche sul tema del delivery, chiedendo poi a ciascun comune, cioè che a Corsini, che poi ogni comune possa un po' decidere come pensa. Come Oasi Confartigianato, voi eravate abbastanza critici sulla possibilità del delivery per i locali che non insistono sull'arenile, giusto? Ci sì, conferma la nostra posizione questa? Era quella di attuare il delivery con i locali che insistono già sull'arenile, sì. Cercando di fare, poi a Riccione ad esempio sono già alcuni anni che abbiamo questo regolamento che è attivo, che basterebbe un attimino dargli un pochettino di impulso, dove con accordi sia pratici che commerciali tra lo stabilimento balneare e il bar di spiaggia si possa andare a servire sotto l'ombrellone. E noi abbiamo sempre puntato che questi accordi rimanessero in seno all'arenile, però poi è chiaro che bisognerà che vengano forniti questi servizi laddove vengano richiesti. È sufficiente secondo lei che siano solo, magari, insomma, io lo dico sperando che si arrivi comunque tanta gente anche con tutte le limitazioni del caso, sarà sufficiente comunque lavorare con i bar e i ristoranti di spiaggia per offrire questo servizio, come si dice, sotto l'ombrellone fino a tarda sera? Beh, adesso questo è tutto da vedere. Bisogna vedere quando arriverà la gente. Quando arriva la gente, quanta gente sarà, quanta gente richiede questo servizio, uh-huh. e se questi locali riusciranno, vorranno attrezzarsi, e questo è abbastanza difficile in questo momento da preventivare. Indicazioni, a questo punto vediamo che cosa succede. Io la ringrazio, per noi la ringraziamo per la disponibilità, avendolo saputo anche lei un poco tempo fa, pochi minuti fa. Un commento a caldo. È stato veramente un commento a caldo, come si suol dire. Ah, sì, proprio caldo. Poi vedremo, insomma, l'evoluzione. Ma è solo giovedì, oggi fino a sabato ne avete di tempo. Voglia. Noi ringraziamo il presidente di Oasi Confartigianato della provincia, Diego Casadei. Buon lavoro, presidente, la lasciamo subito che così si mette subito a lavorare in spiaggia. Grazie. Buona giornata, grazie mille.